deve scoprire qual è se il segreto per apprendere di una forma effettiva, di una forma profonda e significativa. E tu se non ti perdi questo video, perché oggi per rispettare la magia della tua mente, vai a parlare del circolo magico dell'apprendizaggio. Però antes non ti olvides di iscriverti al mio canale di YouTube, dalle alla campanita per essere sempre al día, soprattutto del nuovo contenuto, sobre mente, apprendizaggio e desarrollo personale. Che io chiamo circolito magico dell'apprendizaggio, basicamente è este. Quali sono gli ingredienti imprescindibili per che l'apprendizaggio sia effettivo, significativo e profondo? Lo che non può faltare, diciamo, l'interruttore di tutto, sono emozioni agradables, come per esempio la curiosità e la sorpresa. E questo che vuol dire? Vuol dire che la curiosità e la sorpresa sono due emozioni che non tienen che faltare in nostre classi. O non tienen que faltar en nuestras sesiones de estudio. ¿Y por qué estas emociones son tan importantes? Porque encienden la atención. Sabemos que sin atención no hay aprendizaje. Podemos explicar o podemos leer todo lo que queramos, pero si no prestamos atención, por un lado entra la información y por otro lado sale. Así que sorpresa y curiosidad encienden la atención, che a sua vez attiva tutta una serie di zonas nel nostro cervello relacionate con la motivazione. E entonces, questo che è lo che hace? Che se io sto motivata, logicamente, apprenderé mejor. ¿Por qué? Porque tendré más ganas de profundizar, más ganas de preguntar, más ganas de buscar recursos. Y no solo entonces el aprendizaje será de una mejor calidad, sino que la misma esperienza di apprendizaje sarà agradabile e placentera, ya che in mio corpo va a apparire una sostanza chiamata dopamina. La dopamina sta relazionata a sua vez non solo con la motivazione, sino anche con l'attenzione e con la concentrazione. Al fin e al cabo, questa esperienza di apprendizaje agradabile mi empujará a querer repetirla. E entonces, día tras día, se sono professora e sono capace di mettere in marcia questo circolito in mia aula, farò che il mio alunnato tenga ganas di apprendere, tenga un'attitudine positiva e aperta, costruttiva, hacia il proprio apprendizaggio. E se sono studente, pues lo stesso, se sono studente e consigo, sto preparandomi un'opposizione e consigo mettere una pizca di curiosità e di sorpresa in cada una delle mie sessioni di studio, logicamente mis tardes de estudio serán placenteras y entonces mucho más efectivas. ¿Y cómo hacerlo? Pues lógicamente con las técnicas de aprendizaje visual y creativo. Puedo, por ejemplo, crear un mapa mental transformando los conceptos claves en imágenes fantasiosas asociándolas entre ellas. Puedo crear un palacio de la memoria. De esta manera no solo estaré manejando la información nueva, creando relaciones de significado con la anterior, sino que además estaré creando realmente algo original y transformándome de estudiante pasiva a estudiante activa, protagonista, y entonces la motivación va a subir a niveles mucho más altos. Espero que este video te haya resultado útil. Si es así, sígueme en las redes sociales, apúntate a mi blog federicatrombetta.com para recibir cada semana nuevos correos llamados Lunes Mágicos con información útil e interesante sobre mente, aprendizaje y desarrollo personal.